dalle pagelle femminili e maschili con la media più alta a coloro che si sono distinti in attività extracurriculari come ad esempio i giochi della matematica. Un pomeriggio in cui il merito è stato protagonista, quello ospitato nei locali dell'Aula Magna del Liceo Francesco Redi di Arezzo, nei quali si sono svolte le premiazioni degli studenti più meritevoli. L'appuntamento è stato aperto dalla musica, con l'esibizione al pianoforte di Francesco Pambianco, studente del Redi, iscritto anche al Conservatorio di Perugia. Una manifestazione che è molti anni che facciamo, vengono premiate tutte le eccellenze della provincia di Arezzo, perché in realtà non è riferito soltanto ai nostri studenti. Quest'anno prende un significato particolare perché festeggiamo il centenario del liceo scientifico Redi e quindi questa manifestazione ha una valenza ancora più importante per noi e per tutta la cittadinanza. Cosa significa per i ragazzi riuscire ad ottenere anche un premio per mettere in evidenza il loro impegno? Per i ragazzi è una cosa importante, anche perché con questi premi vengono valorizzati nelle qualità delle cose che sanno fare, per cui insomma, io penso che sia una cosa bella premiare i ragazzi al di fuori di quelle che sono le cose didattiche, disciplinari, insomma tutto il loro percorso curricolare.